Buongiorno dalla Puglia, Marcello. Oggi ci tuffiamo nel mare di Torre Santa Sabina, un mare meraviglioso, sabbia, una affascinante scogliera, e andiamo a scoprirne di più. Salve Pino, che piacere incontrarla. Buongiorno, benvenuti a Torre Santa Sabina, frazione di Carovigno. Questo posto è interessantissimo perché c'è tanta storia da raccontare. Pino, che cosa mi racconta di questa torre? Questa torre è particolare perché è a quattro punte, è stellare, e queste punte sono messe quando è stata costruita secondo i punti cardinali. Pino, vedo che ha portato qualcosa per me. Ho portato un'altra cosa importante che abbiamo a Carovigno, è che è un vessillo di pace fatto fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, riconosciuto da Papa Francesco e da Bartolomeo I di Costantinopoli. La ringrazio Pino, è stato un vero piacere. Piacere Io mio. Vado a vivere piacere la spiaggia, mio. Grazie. Kiss me, I'll have the bearded barley. Rita, ma è vero che questa baia nasconde dei tesori sommersi? Si tratta di relitti, relitti per esempio di età arcaica, di età romana, di età moderna, come dicevo, che si sono stratificati nei fondali della baia. C'è peraltro un relitto romano, è uno dei più conservati del Mediterraneo, proprio in prossimità di quel canale. Era una nave che proveniva dal Nord Africa e conserva ancora parti di questo carico nordafricano. E quindi si può vedere facendo snorkeling o immersioni? Certamente alcune cose si possono vedere, tra l'altro c'è un progetto anche di fruizione di questi itinerari subacquei. Fantastico, grazie Rita. Grazie a te. Gianni, eccomi. Ciao. Sono arrivata. Ok. Dai, siamo a mare. Siamo a mare, perfetto. And marimba rhythm start to play. Dance with me, make me sway. Gianni, ma si pesca bene qui? Sì, si pesca di tutto, scorfani, aragoste, seppie, polipi. Wow. Qua il nostro mare è abbastanza pulito. È stupendo, ma poi guarda che paesaggio, c'è la magia di pescare esatto. Qui, la vogliamo raccontare. La magia è che ce l'abbiamo nel sangue, se non usciamo a mare a lavorare ogni giorno siamo pazzi. Poi abbiamo la fortuna di avere la riserva di Torre Guaceto qua vicino. Torre Guaceto, è proprio lì che devo andare. E allora ti do un passaggio. Perfetto, abbiamo risolto. Grazie. Abbiamo raggiunto l'area marina protetta di Torre Guaceto, una riserva naturale molto importante, direttore, e qui c'è un centro. Sì, qui noi gestiamo un centro recupero tartarughe marine da tutta la provincia di Brindisi. Ci portano esemplari essenzialmente di caretta caretta, questa tartaruga che vive anche nel nostro territorio e che accidentalmente, a causa di ingestione di plastica o catturata accidentalmente dai pescatori, vengono poi recuperate dal nostro personale, curate in collaborazione con l'Università di Bari e poi rilasciate di nuovo in mare. E al momento quante ce ne avete? Al momento ne abbiamo quattro e tutte quante entro fine quest'estate verranno liberate. E questo è quello che ci auguriamo tutti noi di camper. Ciao Marcello, ci vediamo alla prossima spiaggia. Ciao.